Siamo con Stefano Mezzanotte, responsabile delle trasferte dei Perugia Club. Stefano, i numeri della trasferta di Reggio Emilia. Ma siamo riusciti a arrivare quasi a 100 pullman, quindi questo per noi è un grosso traguardo, perché come numero di pullman non l'avevamo fatto nemmeno con lo spareggio di Foggia di 5 anni fa. Abbiamo superato di qualche numero gli autobus di l'anno scorso dell'ultima giornata di campionato di Piacenza, quindi per noi è molto positivo. Ovviamente avremmo potuto fare anche molti più autobus, però considerando la capienza che era quella che era per quanto riguardava il settore della curva, che era di 6.300 posti, comunque ci possiamo ritenere molto soddisfatti. L'importante a questo punto è che i nostri tifosi, come ha fatto ieri l'appello il nostro presidente Premieri, vengano allo stadio muniti solamente del tagliando, come abbiamo già detto ieri, ripeto, e facciamo questo appello ulteriormente, visto che è stato fatto dai giornali, dalla questura, dalla C Calcio, della Lega: non presentarsi a Reggio Emilia senza il tagliandino, perché le biglietterie saranno chiuse. Quindi questo spiacevole inconveniente ci sarà domani a Reggio Emilia. Quindi quanti tifosi del Perugia saranno sugli spalti di Reggio Emilia? I 12.000 dei biglietti venduti.
È stato veramente una sofferenza terribile, ma estremamente felice e gioiosa, Presidente. Signori, grazie. Grazie a tutti, il Perugia meritava questa promozione. Ha sofferto tanto. Lei, Presidente, è stato l'uomo che ci ha creduto di più e prima di tutti, bisogna riconoscerlo. Ci abbiamo creduto tutti, ce l'abbiamo messa tutti, tutta. I giocatori non ce la facevano più, camminavano per il campo, però sono stati sostenuti da questi meravigliosi tifosi, dal pubblico, da tutti. Abbiamo fatto la partita che l'abbiamo gestita anche se stavamo in vantaggio e poi finalmente a rigori abbiamo avuto questa grande rincorsa, questo grande trionfo. La Serie A non ce la può togliere nessuno. Adesso dovremmo fare questo nuovo cammino che ci aspetta e ci attende. Senta, Presidente, ha temuto sull'1-1 che il Perugia potesse perdere la lucidità e la forza per chiudere questo incontro? Ma no, non l'ho temuta, perché si stavano giocando la partita come doveva essere, perché erano tutte e due le squadre stremate. Però alla fine io nei rigori ho detto che avremmo vinto, perché noi avevamo il portiere che credevo che parasse perlomeno un rigore. Fortunatamente è andata bene, abbiamo vinto. Godiamoci questa vittoria, godiamoci la Serie A, perché ci è stata tolta immeritatamente e meritatamente l'abbiamo ritrovata. Senta, Presidente, che diciamo ai 12.000 che sono venuti quassù a Reggio Emilia? Alcuni sono partiti all'alba da Perugia. Le dico grazie, adesso loro devono ringraziare i ragazzi perché gli hanno dato la Serie A, i ragazzi e Castagnier. Un abbraccio a tutti. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente.